Go with you. Dici che è un 4, come 4? E gietta care, coietta! Hai sbagliato, dovevi aspettare l'altra carta prima. Ma che sbagliato! Ma non si gioca così. Sì, va bene, sì. Sì, va bene, va bene. E picchia, e chiatta. Sulla, qua. Lì. No, c'era il risparmio. Ciao papà. Matteo, non mi presenti a tuo padre? Piacere. Anna, la fidanzata di Matteo. Piacere. Io torno a giocare. Arrivederci. Claudio, non ti aspettavamo, eh? Ti sei fatto un bel viaggio. Ho voluto fare una sorpresa a Matteo, è il suo compleanno. E volevo organizzargli una festa. Mi sembra un'ottima idea, dopo quello che è passato. Mi manchi tanto, sai? Eh sì, lo so, però con il mio lavoro... Claudio, devi fare del tuo meglio. Ne va del bene di tuo figlio. Io cerco di fare del tutto per questi ragazzi. Però la situazione è che va sempre più grave. Sì, ho saputo. Tanti auguri Matteo. Grazie. Ciao papi! Ciao Matteo. Che fai? Poi.
Oh, Matteo, ma che c'hai? Niente. Ma come? Oggi è il tuo compleanno e te ne stai lì come uno zombie. Meno di stare qua. Senti, bello, devi reagire. Perché non vieni con noi in spiaggia dopo? Dai, che ci sballiamo. Beh, non lo so. C'è anche mio padre. C'è anche Anna. Eh sì, ci sono anche io. Che non ci raggiungi? Ti aspetto lì. Anna. Sì, padre. Che ti succede, Anna? Niente. Che c'è di male a divertirsi un po'? Mi preoccupi. Ho un po' di mesi a questa parte che tu non sei più la stessa. Mi risparmi la bariglia, padre. Anna, sono circa 3 mesi che non vieni in chiesa. E tu mi nascondi qualcosa. In questi giorni passa da me. Voglio parlarti. Ci tanti cuore, padre. Papà? Dimmi. Senti, c'è una festa in spiaggia. Non è che potrei andare anch'io? Ma non ti è bastata la tua? E poi voglio dire, non vuoi stare un po' con me? Beh, ma oggi è il mio compleanno. No, Matteo. Oggi sei con tuo padre. Sono uno apposta da Roma. Non puoi risolvere tutto con un compleanno, però. Ma che vuoi dire? Che da quando la mamma è morta tu mi hai abbandonato qui con la nonna e pensavo solo al lavoro. Ma che potevo fare? Lo sai che mi fanno viaggiare di continuo? Già, il grande giornalista. Non ti permettere. Vai in camera tua. Altro che festa. Ma non potevi morire tu. Vergognati. Potete stare insieme tutto domani. Mamma, non ti ci mettere anche tu, eh? Che sto ragazzo. Lo vedo sempre solo, triste. Non ride mai, non esce. Ma lascialo andare stavolta. Sì, lo so. Però non mi sento tranquillo. Ma non si può essere genitori solo una volta l'anno. Finalmente lo sei deciso. Prendi qua, va, e divertite. Matteo! Ma ciao! Matteo, vieni! Oh, ma che è sta roba? Vuoi provare? Sì. Oh, ma dammi uno pure a me, no? Asciugata la lingua dopo questo da palleccare! Bravo, bravo! Ma fatelo un mozzo, tu tiri qualcosa, va! Dai, dai! Ma che E tu? Che fai qui tutto solo? A me non piace quella roba. A me non piace quella roba. Smettila. E se non volessi? Perché hai detto a mio padre di essere la mia ragazza? Non ti piacerebbe. Ma perché non te ne venire con amici? Perché mi piaci tu. Ma che cazzo mi hai dato? La roba non ti interessava. Sta stronza. Ti piace? Lasciami stare. Dai, sei una femminuccia.
non reggi niente. Matteo. Ma non potevi morire tu. Tranquillo. Matteo. Dai, non fare lo stronzo. Matteo. Ragazzi, aiuto! Matteo, dai! Matteo! Matteo, ti prego! Matteo! Oddio, è morto! Matteo! No! Scegli un numero. Numero 68, Nunzia. Ha vinto il Totono. Due queste.
quartiere, una prossima settimana risolto. Ciao Joseph. Sì, sì, certo, scusami. Certo che dico messa, ho avuto un contrattempo. Arrivo, arrivo. Posa a sedere e si avvicinò a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ragazzi, c'è Anna. Silenzio. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno consolati. Beati i misericordiosi. Beati i miti. Perché avranno in eredità la terra. Attenzione, quest'uomo ha una pistola! Anna! Anna! Lui è Matteo.